proseguiamo. Che palle che ogni volta che raggiungiamo un punto vai troppo avanti, lui deve fare così. Deve fare la retromarcia e poi andare avanti. Vabbè, che mi lamento a fare, dai. Tanto quello è il minore dei problemi. Sto schermo nero. Ok, dove dobbiamo andare? Ah, torna da maestro. Ma scusami, ma... Vabbè che sono scemo io che non ho letto, però scusami, ero già lì. Ma scusa, hai trovato tutte le lame oscure. Maestro, ma come? Era questo il... L'ho visto nella stanza del trono di Xiaodan. Da dove vengono queste lame? Beh, sono andato a prendere una spada per caso, sono andato e tornato. Ma sono simboli antichi di conquista e vittoria. Forse Xiaodan non voleva che fossero vendute. Le voleva per sé, per diventare un conquistatore. È un'ipotesi davvero terribile. Allora, Paul, cosa pensi che stia succedendo qui? Credo che dietro a tutto questo ci sia Xiaodan. Concordo. Ha creato il scompiglio grazie ai gorilla e ai lupi per allontanare i maestri dalla città di Gongmen. Sì, ma perché? Ma perché ogni volta Shifu sembra cieco? Sembra cieco. Non è. Aspetta, forse sai che lo era diventato, non mi ricordo. Conquistare la città di Gongmen. Ha fatto in modo che la città fosse. Sai che forse. Stavolta forse ho detto io una cavolata. La città di Gongmen. La città di Gongmen. Sai che forse sto giro ho detto io una cavolata e Shifu diventa effettivamente cieco? Vipera, da dove saltano fuori tutti quei draghi di Komodo? Hanno iniziato a uscire da dei buchi per terra, erano ovunque, si sono impadroniti di tutto. Mi sembrano molto impegnati. Che significare eliminare una lucertola alla volta. Mi sembrano molto impegnati i draghi di Komodino, Aspetta, aspetta. Minchia, meno male che ho schivato qualsiasi cosa. Aia, e basta. Ma levati che non riesco a passare. Allora, avvicinatevi tutti. Madonna mia, che colpo incredibile. Ci sta bene che vi siete colpiti a vicenda. Dammi altra energia che ne ho bisogno. Vieni qua. Posso andare avanti con solo questa mossa per tutto il gioco ora. Ho sentito un gatto fare miau. Mitico? Ma che è successo al lupo? Mitico? Sono un panda obeso. No, sì, scherzo ovviamente. L'obesità non è nulla di cui ridere. A parte per un panda, perché sembra strano. Detto ciò, andiamo. Vai! Dai, vuoi venire? Vuoi fare a botte? Ma mi ha schivato! Come ha fatto? Lo faccio continuamente. Non pensavo che i draghi di Komodino potessero schivare i miei colpi. Allora... Dammi l'energia. Scusate, chi è stato? Ecco fatto. Io. Già, io, perché sono un panda. Non so cosa sia successo, ma in ogni caso. Ecco fatto. Ti giuro che adesso vado avanti così per tutto il gioco. È arrivato qualcuno? Dobbiamo andare da qualche parte? Dove devo andare, gioco? Devo andare di qua o di là? No, questa è la sala d'addestramento, quindi dobbiamo salire. Oh, ma guarda, è uscito dalla grotta segreta. Ehi, amico, non picchiarti. Lo faccio io per te. Esatto. A parte i lupi che sparano e muoiono con un colpo. E basta un po'. Qualcun altro? Preso. Ma ci sono solo lupi che sparano o arriva qualcun altro di interessante? Ecco. No! E io volevo fare l'attacco figo. Vabbè, non importa. L'importante è che li ho uccisi. Dove dobbiamo andare? Dentro la bocca? Non sembrerebbe. Credo di dover continuare.
verso i quartieri alti. Sai che ho paura che siamo alla fine del gioco? Cioè, ho paura, meno male, a un certo punto di vista, però mi sa che siamo a fine gioco. Già, perché stiamo rivedendo tutti quanti i posti che abbiamo visto con tutti e tre i maestri e stanno apparendo ordate di nemici, quindi a questo punto ipotizzo che sia così. Ah, ma guarda! Che culo. Chi lo vuole vedere di nuovo? Guarda, sei sopravvissuto alla mossa speciale, non sei sopravvissuto al contrattacco. Meriti un filo di rispetto, almeno. Ecco qua, appunto, stessa fine di prima. Ma dai! Boh, non ho idea di cosa sia successo nel momento. Sono riuscito ad ucciderli, l'importante è quello. Moli dei quartieri alti o di qua? No, perché di qua è da dove sono arrivato, che cavolo dico? Di qua era la sala d'addestramento, esatto. Vedi, infatti sono tutte quante le zone che ci riportano a casa, diciamo. Vabbè, visitiamo per l'ultima volta tutte quante le zone. Penso che ormai, esatto, siamo arrivati alla fine. Vieni qua! Mi fa ridere il fatto che i gorilla rimangano impalati. Dai! Ho ottenuto un trofeo, probabilmente perché ho fatto tante volte le mosse speciali. Ecco fatto. Dai! Ah, ma il gorilla è sopravvissuto al mio colpo, è incredibile. Anche questo in realtà era sopravvissuto. Allora. Di qua è chiuso, quindi proseguiamo da questo lato. Sì, ogni volta che entriamo in una zona voi mi guardate come se mi fossi cagato addosso. Ecco fatto. La cosa buona è che siamo andati fin da subito con Shifu e tutte le zone lì dove c'era il buco da entrare dentro le abbiamo fatte fin da subito. Ecco fatto. Mi sono anche risparmiato. C'è qualcun altro? Ovviamente c'è qualcun altro. Ok, uno. Uno è riuscito a schivarlo, l'altro invece no. Di qua. Morto? E se non lo eri adesso, lo sei ora. Qualcun altro? Ovviamente. Ecco qua, vai. E spugno, cos'è? Harry Potter? È una magia, e spugno? Scemo. Di qua? No, di qua è chiuso. Dove dobbiamo andare? Di qua è chiuso. Non ho idea di dove devo andare, sincero. Ma scusami, io sono entrato da lì e sono uscito da qua. Salva vipera nella città di sotto. Quindi dovevo scendere di sotto io. Dovevo andare dentro il drago. Ma allora perché non mi ci ha fatto entrare? Ma dai! Ma fammi entrare! Ma io non so dove devo andare. Mi hai detto di sconfiggere tutti i draghi di comodino in giro per la città. Ma non ce ne sono altri. Non ne trovo. A meno che l'ultimo drago di Komodo non si... Gli ultimi draghi di Komodo non si trovino nella sala d'addestramento. Io non ne trovo altri. Entriamo nella sala d'addestramento. Vediamo. È l'ultimo posto. Li ho girati tutti. E infatti avevo ragione. Ma sta parlando e io non sento niente. No, ma complimenti, bella ottimizzazione. La matematica non è il tuo forte. Mi sembra che siate un po' pochi. Sì, proprio pochini. Fate fuori il panda! Il panda! Ecco fatto. Ho un dubbio. Esatto.
sei l'unico che è riuscito a schivare due volte il colpo. E non sono per niente sorpreso, mi dispiace. Anche perché tanto sta zona lagga talmente tanto. Di Xiao Dan continua a sparire in una nuvola di fumo come un mago. Trucco svelato. Guarda, una botola. Ciclilink! È andato nella città di sotto. Non riesco a passare neanche con la spirale Kung Fu. Ma conosco un'altra via. Il cancello del drago. Io vado. Lo sapevo che dovevamo usarlo quel cancello maledetto io. Ed eccoci qua che finalmente si è aperta. Wow. Che sorpresa. Come avere un esercito così grande? Scommetto che regala sessioni di agopuntura ai soldati. Cosa a caso, giustamente. Dai. Morti tutti? Ovviamente no. Vai, schiva. È andata bene, no? Ecco fatto. Ma dai, ma perché l'ultimo no? Vabbè, dai. L'ultimo lo meniamo alla vecchia maniera. No, dai, non mi dia che ti sei incastrato lì. Qualcun altro l'ha visto? No, non t'ha visto nessuno, po'. Oh, ma ancora vivo sei? Una lezione. Ecco fatto. Ma a parte che figo che c'ha, c'ha sulla coda una lama. Bellissimo. Lo faccio io per te. Chi lo vuole vedere di nuovo? Nessuno. Ti odiano tutti, po'. E infatti il titolo di guerriero dragone poi lo perdi. Perché sei un egocentrico, tra l'altro. Basta, morti tutti. Ecco qua, grazie delle teiere. E ora possiamo proseguire verso la città di sotto. Po. Sei tu, Po? No. Vipera, dove sei? Sono quassù. Idiota, aggiungo io. Bravi. Draghi di Komodo. Distruttori della città sotterranea. Credo di aver colpito anche quello che era dietro. Complimenti, questo è stato un bel colpo. Lo so. Dovevo schivarlo. Pronto a morire? Dai, dammi quelle sfere. Ecco qua. Andato con un colpo. E quello con un calcio solo. Basta? Mi sa di sì, vero? Comunque, la corda, o meglio, la catena è qui. No? Bello. Bella l'animazione poste. E la catena è ancora lì. Grazie, Po. Andiamo presto. So dove è la stanza del trono di Xiao Dan. Ottimo. Fammi strada, tu e le tue animazioni che non esistono. Ti sei anche scomparsa.